Ciao a tutti ragazzi, eccomi ritornato qui con questo nuovo video. Io sono Alessio e oggi sono veramente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. No dai, a parte gli scherzi, lasciamo stare, siamo su Akinator. Oggi andremo a cercare un personaggio che vediamo se lo indovina, se no ve lo dico io, ma probabilmente lo indovinerà. Dunque, iniziamo, gioca. Ovviamente età, etano 89, ovviamente come al solito e come è giusto che sia. Domanda numero 1, ci offre: il suo personaggio è nato in Italia? No, non è nato in Italia. Il suo personaggio è veramente esistito? Domanda che ci mette subito a pensare, perché non lo so se è veramente esistito, forse sì o forse no. Non lo so. Suo personaggio combatte, ha qualcosa a che fare con Star Wars? Combatte cosa? Probabilmente no. Suo personaggio rappresenta una figura religiosa e già qui abbiamo la domanda molto molto delicata. Canta Realize? No, non canta Realize. Suo personaggio fu crocifisso? Sì. Suo personaggio ha mai costruito un'arca? No, non ha costruito un'arca. Suo personaggio è sordo? Non mi sembra sordo. Suo personaggio è già morto una volta? Assolutamente sì, è già morto una volta. Il suo personaggio ama gli animali? Non è Noè, no. Attenzione, suo personaggio ha scritto più di 30 libri? No. Il suo personaggio dice parolacce quando si arrabbia? No, non può. Signori, forse l'ha imbroccato? No. Il suo personaggio fa parte di un trio? Il tridente Neymar, Suarez, Messi? Attenzione, Gesù Bambino! No, io lo voglio adulto, quindi no. Il suo personaggio è un ladro? No, non lo farebbe mai. Il personaggio moltiplica il pane e i pesci? Certo che fa domande veramente complicate. Il personaggio è stato riportato in vita? Con le sette sfere magari? Non lo so se è stato riportato in vita, comunque è risorto. Quindi in teoria probabilmente. Il suo personaggio ha a che fare con la pornografia? No. Attenzione, Messia. Chi è? No, non è Messia. One eternity later. Il suo personaggio ha a che fare con gli ulivi? Sì, ha a che fare con gli ulivi. Attenzione, il suo personaggio è mai stato resuscitato? Sì, è resuscitato una volta. Il suo personaggio va a scuola? No, non va a scuola. Attenzione, eccolo! È arrivato! Nel nome del padre e figlio. L'ha imbroccato finalmente dopo quanti minuti? Dopo quante domande? Quasi quasi farei un'altra partita. Sì, è Gesù. Allora, vediamo che posso pensare. Allora, dato che oggi sono veramente euforico... Ragazzi, sono veramente euforico. Voglio pensare a qualcosa, diciamo, inerente sempre alla Pasqua. Quindi iniziamo a giocare, lo scopriremo. Vediamo se Akinator è in grado anche qui di indovinare la parola. Il suo personaggio è di nazionalità italiana? No, non è di nazionalità italiana. Il suo personaggio è femmina. Mi sa che questa non la indovina. 20 minutes later. Il suo personaggio ha i capelli? No, non ha i capelli. È ricoperto però, è ricoperto. Il suo personaggio è rosa? No, non è rosa. Ha entrambi gli occhi? No. Lia. Attenzione, non te lo dico, non lo so neanche io, boh. Ma che ne so. Signori, per la prima volta abbiamo battuto Akinator. Incredibile! Attenzione, Akinator KO! Din 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 din!
SmackDown, John Cena, my name is John Cena. Ragazzi, oh mio Dio, seriamente, non lo so neanche io, cioè ragazzi, wow, esterrefatto sono. Ragazzi, questo video può anche giungere al termine, vi auguro buona Pasqua, passate belle giornate, non ingozzatevi, non passate le vacanze come me che ho da fare la tesina, devo ancora iniziarla tra l'altro, e detto questo io vi saluto, buona Pasqua ancora, bella!